Quando parliamo di violenza di genere, il nostro pensiero corre immediatamente ai fatti di cronaca che ci raccontano di terribili femminicidi, di maltrattamenti indicibili o comunque di violenza sulle donne in senso fisico. La violenza di genere però è tanto altro ed è fatta anche e soprattutto di violenza psicologica, di violenza economica, di violenza emotiva, di discriminazione di genere. Se nelle nostre considerazioni non teniamo presente anche queste forme di violenza che fanno meno notizia ma non fanno meno vittime, rischiamo di tenere fuori dalla nostra considerazione tantissime donne che ancora oggi vivono un'estrema situazione di disagio, di violenza, di emarginazione. Ci sono tantissime donne, infatti, che non possono scegliere chi frequentare, che non possono decidere se lavorare o meno, che non possono uscire fuori da dinamiche di sopraffazione psicologica e emotiva perché non hanno gli strumenti economici e soprattutto quando vengono a denunciare spesso vengono rimandate a casa perché quello che raccontano non è ancora abbastanza. Ecco, io vorrei informare tutte coloro che in questo momento magari stanno guardando questo video o che per qualsiasi motivo vengano a conoscenza di queste informazioni, cioè che non serve arrivare al primo schiaffo, che si può scappare, denunciare da una situazione di sopraffazione economica, emotiva, di violenza psicologica. La violenza psicologica non è fatta soltanto di minacce di morte, c'è anche la denigrazione, la svalutazione costante, ci sono anche tutte quelle minacce velate, ti porto via i figli, ti faccio perdere la casa, ti butto per strada. Ecco, mi rivolgo a queste donne. Siete in tempo per mettervi in salvo, potete denunciare, dovete uscire fuori da queste dinamiche di sopraffazione perché siete già vittima di violenza. Non è necessario avere un referto medico. Molte donne che si recano al centro antiviolenza oppure che vengono da me come avvocata penalista mi dicono: avvocato, ma io non ho ancora un certificato medico, non mi sono mai fatta refertare, oppure non c'è mai stata violenza fisica, quindi io non sono ancora una vittima. No, non è così. La violenza inizia molto, ma molto prima del primo schiaffo. E a volte il primo schiaffo potrebbe anche non arrivare mai. Ma certo questo non significa che in una relazione non ci sia violenza. Quindi dobbiamo dare informazioni importanti oggi. Il 25 novembre non è la giornata internazionale contro la violenza fisica di genere, ma contro la violenza tutta sulle donne. E un'ultima riflessione mi sento di doverla fare sulla discriminazione di genere. Facciamo attenzione, anche le donne spesso utilizzano quello che è un po' il concetto patriarcale, che le donne debbano avere dei ruoli e gli uomini debbano avere altri ruoli. Quando cadiamo in questa trappola ancora oggi del patriarcato che ci vuole vedere distinti in base al nostro sesso di nascita e quindi destinati l'uno alla cura dei figli della casa, l'altro a fare carriera, a produrre reddito, ecco, stiamo discriminando. Non ci sono convenzioni sociali che ci obblighino a rispettare un ruolo, dobbiamo sentirci paritetici, differenti, ma con le stesse opportunità di scelta, di vita, di autodeterminazione. Dobbiamo fare molta attenzione perché la discriminazione di genere, sulla quale si fonda poi la violenza di genere, è dentro di noi più di quanto noi stessi siamo consapevoli. Allora, se vogliamo contrastare la violenza di genere, partiamo da una vera parità di genere e in questo dobbiamo impegnarci tutti, uomini e donne. Grazie.